Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi una recensione diversa dal solito perché parliamo di un video proiettore sotto i 100 euro. Sì, un video proiettore sotto i 100 euro che ci è stato spedito dall'amico Sumi Chan, che non viene da Reggio Emilia, e ci ha dato l'opportunità di provare questo piccolo proiettore quasi portatile, direi, ma andiamo a vedere subito cosa c'è dentro la scatola. Troviamo ovviamente il manuale d'uso, troviamo un po' di pubblicità dell'azienda che si chiama Vipon, l'azienda che ci manda il videoproiettore e la garanzia. Ecco, qui è veramente piccolissimo. Dentro alla scatola troviamo il piccolo videoproiettore, vedete le dimensioni quantomeno minuscole. Questo è il mio Redmi Note 4 da 5 pollici e mezzo, quindi veramente piccolino il videoproiettore. All'interno della scatola, oltre al videoproiettore, troviamo ovviamente il cavo di alimentazione, un radio comando e un cavo HDMI. Ah, troviamo anche un piedino per il rialzo, per andare ad appenare il rialzo, e il cavo invece audio video composito. Visto che vogliamo testare questo prodotto, cerchiamo di capire come funziona. Allora, qui dietro ha gli infrarossi per il radiocomando e a fianco abbiamo la presa VGA. Lateralmente invece abbiamo l'uscita audio, la V, due USB, addirittura un ingresso SD card e l'HDMI. Noi oggi proveremo l'HDMI principalmente, anche perché tutti i dispositivi che ho si configurano tramite HDMI. Faremo qualche prova, vediamo se al prezzo di 99,99 euro su Amazon con spedizione gratuita Prime, vediamo se vale la pena l'acquisto di questo piccolo videoproiettore T2. Tiro fuori il telo e lo proviamo subito. Eccoci qua, telo montato, videoproiettore appoggiato momentaneamente qui per questo test, e andiamo a vedere come funziona, visto che è la prima volta che lo utilizzo anch'io. Allora, qui ci sono dei tasti dove c'è anche il tasto on, che dovrebbe dare potenza al nostro proiettore, che effettivamente si è acceso. In questo momento siamo a 250 ISO con la videocamera e con le finestre aperte, quindi vediamo sia come si comporta con le finestre aperte sia con le finestre chiuse, anche se in realtà questa finestra posteriore non si chiude, quella in alto si chiude solo sotto, quindi vedremo cosa succede. Aspettiamo che si riscaldi la lampada, che però sembra già essere a buon punto. E accidenti, che immagine enorme che fai! Abbiamo avvicinato un po' il telo perché altrimenti non si vedeva niente. Siamo ancora a 250 ISO con le riprese. Vado a mettere a fuoco con la rotella del focus le immagini e vado a raddrizzare l'immagine grazie al keystone. Adesso spengo innanzitutto la luce principale e poi cerco di tirare un po' anche le tende. Questa è la visione del videoproiettore. Proviamo, vediamo un po' un film. Ok, per i video va bene, nel senso che non c'è la necessità di visualizzare delle scritte. Ok,
fermiamo il nostro video. C'è da dire una cosa: se noi andiamo invece a guardare qualcosa di scritto, tipo la pagina stessa della vendita di Amazon, stacco la camera dal cavalletto e mi avvicino, così vedete come si vedono le immagini, ma vedete che qualitativamente non è possibile utilizzarlo sulle scritte piccole. Le scritte piccole si vedono male, insomma, mi sembra abbastanza evidente. Mentre le immagini sono comunque buone e nitide, alcune scritte sono praticamente illeggibili. Ok, questo è il test del nostro videoproiettore. Riapro un po' le luci che sembra notte. Allora, accendiamo anche l'altra luce e apriamo quest'altra finestra, quest'altra tenda. Hola, eccoci qua. Quindi, in soldoni, questo videoproiettore da 99,99 € su Amazon, valido per guardarvi qualche filmetto e comodo perché è veramente piccolo e trasportabile, come vedete è minuscolo. E vantaggio portabilità, comodo e si vedono bene i film. Ha anche una buona luce anche durante il giorno, tutto sommato, perché adesso è tutto acceso e al giorno comunque le immagini si vedono. C'è da dire che se vogliamo fare ad esempio una presentazione PowerPoint, se vogliamo fare un qualsiasi cosa che non sia guardare delle immagini ma leggere dei caratteri, non ci siamo proprio, non va bene, non ha abbastanza definizione sui suoi pixel. Spero vi sia piaciuta questa recensione del piccolo videoproiettore che mi è stato dato da questo venditore di Amazon. In descrizione trovate il link per l'acquisto e il link del produttore. Per qualsiasi informazione scrivetemi nei commenti, ditemi cosa ne pensate di questo proiettore, ditemi cosa ne pensate di questa recensione, iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace su questo video e ci vediamo con la prossima review. Ciao a tutti, ciao ciao ciao!